stavamo parlando dei sistemi di regolazione della portata di una pompa centrifuga. Avevamo fatto in tempo a parlare del primo dei tre metodi più utilizzati per questo tipo di macchine. Il primo dei tre metodi, stavamo dicendo ieri, appunto, anche perché non è particolarmente difficile il concetto, abbiamo visto la regolazione più semplice, più pratica, che gli impiantini e appunto più semplici, che quindi non vogliono aggravi di costo particolari per la loro costruzione. La cosa più semplice è modificare la caratteristica esterna introducendo, montando sul circuito di mandata una valvola di strozzamento che introduce ulteriori perdite di carico concentrate proprio nella sezione. Man mano che si stringe la sezione libera lasciata al fluido, evidentemente crescono le perdite, e crescere le perdite significa che cambia la pendenza, cresce la pendenza, diventa sempre più ripida la curva caratteristica esterna, che diventerà E' primo se chiudo un pochino, diventerà E' secondo se la chiudo di più, di conseguenza la portata diventerà Q' o Q' secondo. Avevamo discusso, quindi insomma, vado velocemente perché questo eravamo riusciti a vederlo ieri, come chiaramente si vede dalle immagini che questa regolazione è vistosamente dissipativa, perché a parità di prevalenza utile, evidentemente, che resta la stessa, la pompa è chiamata a erogare portate minori alle quali però deve conferire valori di prevalenza via via crescenti, perché ripeto, a parità di prevalenza utile, quello che crescono sono soltanto le perdite nel circuito, che vedete vanno aumentando da questo tratto qui a questo a quest'altro, ok? E quindi avevamo, utilizzando la semplice espressione della potenza, avevamo fatto dei commenti su come appunto questo sistema è molto semplice da realizzare, economico dal punto di vista impiantistico, però potrebbe portare degli aggravi sui costi di funzionamento, perché la potenza potrebbe non diminuire come uno si aspetta, diminuire della portata, ma per effetto dell'incremento della prevalenza totale e la riduzione del rendimento della macchina, la potenza potrebbe aumentare oppure diminuire, ma non così quanto uno si aspetta linearmente con la portata. Ok, e questa era un po', avevamo visto queste. L'ultima cosa appunto che volevo precisare è che di solito teniamo presente una cosa, appunto, che teoricamente noi possiamo arrivare anche da queste parti qui, ok? Però di solito il costruttore raccomanda una portata minima oltre la quale, faccio un esempio a disegnarla chiaramente in questo punto, oltre la quale è meglio non scendere sotto quel valore di portata, perché al ridursi della portata
Evidentemente in maniera vissuta succedono due cose. Una, già siamo abituati a vederla, cioè che normalmente esiste una zona, ieri l'abbiamo chiamata BEP, un punto in verità, oppure una zona insomma prossima a questo punto di massima efficienza della pompa, allontanandoci dal quale andiamo verso zone, e queste curve che vi sto riportando sono tutte curve che, allontanandosi da questa, tutte queste che mano a mano si allargano e si allontanano da questa intorno al punto di funzionamento, se l'abbiamo scelto secondo i criteri di cui abbiamo parlato ieri, se è tutto chiaro non starei a ripeterli, mano a mano che ci allontaniamo da questo punto evidentemente andiamo incontro a zone di rendimento della pompa sempre più basso, e questo per effetto delle variazioni delle condizioni di flusso, quei triangoli di velocità su cui abbiamo discusso a lungo in passato, chiaramente si modificano in maniera evidentemente non ottimizzata, e quindi vanno a penalizzare proprio la fluidodinamica della macchina. Inoltre contribuisce all'abbassamento del rendimento anche quella componente che proprio ieri ricordavamo del rendimento volumetrico. Vi ricordate, avevamo visto come diciamo in queste macchine centrifughe c'è la possibilità di riflusso, se il fluido si muove in questa direzione, diciamo, c'è la possibilità di un certo riflusso che per il compressore appunto veniva contrastato a volte da un coperchio, una sorta di coperchio che si metteva sotto. Per la pompa di solito non si ricorre a questo accorgimento. Questo problema evidentemente percentualmente pesa sempre più mano a mano che diminuisce la portata che effettivamente occorre erogare. Il tutto quindi fa peggiorare in maniera a volte sensibile il rendimento, che è una cosa che già di per sé ci dispiace, ma a parte questo il costruttore suggerisce di non scendere sotto certi valori. Perché? Perché chiaramente rendimento più basso significa maggiore dissipazione di energia. Che fine fa questa energia? Perché la macchina assorbe, il motore è sempre lo stesso, quella potenza gli viene sempre garantita, però appunto un aumento delle perdite che cosa significa? Che di quella potenza una parte viene sempre incamerata dal fluido sotto forma di energia di prima specie e cresce quella che è il fluido in camera sotto forma di energia termica, e questo gli può portare progressivamente un innalzamento della temperatura. È chiaro, parliamo di un liquido, quindi il problema è meno sentito rispetto ad un gas, però se si superano certi limiti, diciamo, l'incremento percentuale, non in valore assoluto, ma l'incremento percentuale di temperatura che ne consegue potrebbe essere rilevante, e quindi come sapete aumenta la temperatura, diminuisce l'NPSHA, quindi c'è questo problema a livello di cavitazione. Inoltre appunto anche i sistemi di tutta la macchina diventa, comincia a riscaldarsi, anche il sistema di lubrificazione potrebbe trarne, avere qualche conseguenza negativa, e quindi ecco c'è un motivo per il quale appunto al di là del discorso che noi abbiamo fatto di tipo fluidodinamico sul punto di massimo relativo da non superare, abbiamo parlato e abbiamo visto come il costruttore addirittura tronchi la curva, cioè questo ramo qui che tipicamente esiste, non è che non esiste, ma semplicemente non viene riportato sui cataloghi dei costruttori. Al di là di questo, diciamo, ancora prima di arrivare a questo limite, può capitare che il costruttore suggerisca una portata minima
da non superare per il motivo che abbiamo appena detto. Ok, un ultimo disegno e poi magari accendiamo, ci aiutiamo con delle immagini un po' migliori rispetto agli scarabocchi che faccio io alla lavagna. E, diciamo, io un po' frettolosamente, in conclusione della lezione, stavamo anche introducendo, quindi questo è il sistema appunto più semplice, variazione della caratteristica esterna tramite una valvola di strozzamento. La cosa importante che abbiamo detto ieri e sottolineiamo subito anche adesso, mi raccomando, valvola di strozzamento solo ed esclusivamente sul circuito di mandata. Quindi dimenticatevi quello che avevamo detto per il compressore, ci sono tante analogie, però fino a un certo punto le analogie. Per il compressore hanno detto che in alcuni casi poteva risultare anche conveniente strozzare l'aspirazione, fare una laminazione sul gas in aspirazione. Per le pompe che elaborano un liquido e che quindi sono soggette, possono andare soggette a fenomeni di evaporazione del liquido e dare vita a quel problema di esercizio di cui abbiamo parlato a lungo, lo abbiamo ben discusso e nei giorni scorsi, che abbiamo chiamato della cavitazione, evidentemente una valvola di strozzamento posta sull'aspirazione, che quindi riduce in maniera sensibile, mano a mano che la chiudiamo in maniera sempre più grande, va a ridurre l'NPSH A del nostro circuito e quindi il rischio cavitazione è praticamente sicuro. Quindi proprio è una prassi onde evitare qualsiasi rischio di questo genere, che assolutamente nel caso delle pompe queste valvole devono trovarsi solo ed esclusivamente sulla mandata, mai sull'aspirazione. Ok, dicevamo, e questo è il primo sistema, quello della variazione della caratteristica esterna E. Stavamo accennando ieri poi all'altro sistema, questo effettivamente ce la caviamo rapidamente perché qui troviamo una perfetta analogia con quanto avevamo detto parlando dei compressori. Questa volta non ci sono differenze da segnalare e quindi semplicemente facciamo un riepilogo di cose che ormai conosciamo. Ovvero che quando è possibile, vi ricordo che queste curve che noi chiamiamo curve caratteristiche interne delle macchine, appunto perché caratterizzano il funzionamento del compressore, ogni curva di questa è relativa ad una certa velocità di rotazione, quindi al variare di questa velocità di rotazione in un senso o nell'altro, appunto, varia N1, N2, N3, ok? Nel senso crescente delle N si dispongono in questo modo. È possibile quindi, vedete, la caratteristica esterna non la tocchiamo più perché sull'impianto non interveniamo, quindi la caratteristica esterna non si modifica, si viene a modificare la caratteristica interna della macchina, il che consente appunto di variare abbastanza visibilmente il punto di funzionamento della nostra pompa inserita in quel circuito, perché appunto il punto di funzionamento si sposta, diventerà
l'intersezione della caratteristica esterna che è rimasta immutata con la nuova caratteristica interna corrispondente a diverse velocità di rotazione. Ieri, un po' in fretta, negli ultimi minuti, avevamo sottolineato semplicemente un aspetto di questa regolazione, cioè confrontandola con quell'altra, quello che salta agli occhi si vede che nel momento in cui io vado a ridurre la portata da Q con 3 a Q con 2 o a Q con 1, passando quindi da questo punto a quest'altro ancora, vedete, contemporaneamente alla portata riduco anche la prevalenza totale che la pompa deve conferire al liquido, e quindi questo immediatamente, senza troppe discussioni in merito, mi assicura che quando mi serve meno portata io avrò anche un beneficio in termini di consumi di energia, perché nell'espressione della potenza entrambi i fattori che compaiono al numeratore, portata e prevalenza, diminuiscono. Ad essere precisi, Pignoli, possiamo dire che il rendimento, ancora una volta, che si trova al denominatore di quella espressione potrebbe cambiare, nel senso che potrebbe peggiorare, nel senso che se questa è la zona di massimo rendimento, è chiaro che anche con questa regolazione potrei trovarmi in condizioni in cui questo rendimento va a peggiorare. Dipende un po' dalla pendenza di questa caratteristica esterna. Se non è molto ripida potrei anche spostarmi, se fosse meno ripida potrei anche spostarmi in punti dove il rendimento si discosta di poco dal suo valore massimo. In ogni caso, e questo è l'unico effetto secondario negativo che deriva da questo tipo di regolazione, che quindi da un punto di vista strettamente energetico è decisamente migliore rispetto a quest'altro. Come già avevamo detto a proposito dei compressori, evidentemente qui l'unica difficoltà sta non da un punto di vista funzionale o energetico, ma semplicemente da un punto di vista pratico ed economico, ovvero sta nella disponibilità del motore primo che aziona la nostra pompa, e come abbiamo detto più volte, per esempio a proposito dei compressori oppure a proposito delle pompe, quando qualche giorno fa abbiamo visto quegli esempi di pagine di cataloghi, diciamo, questi motori non sempre sono in grado di girare a velocità di rotazione variabili a piacere. Non perché non esistano motori del genere, esistono, e come, soltanto sono leggermente più, forse anche senza il leggermente, sono più costosi rispetto a quelli che hanno o una sola possibilità, una sola velocità, o al limite due. E allora vedete, se escluso il caso in cui il motore abbia una sola possibilità, una sola velocità di rotazione, sul quale evidentemente non c'è da aggiungere granché, significa che questa regolazione non si può fare, punto e basta. Supponiamo che abbia due possibili velocità di rotazione, per esempio la N con 3 e la N con 1, è chiaro che quel motore consente soltanto questi due punti di funzionamento. Quindi a me o sta bene la portata a Q con 3 o la portata a Q con 1, per tutti gli altri valori intermedi tra queste due questa regolazione da sola non va bene, o per valori al limite inferiori a Q con 1, ancora una volta questo tipo di regolazione non andrebbe bene.
E quindi diciamo è abbastanza frequente queste cose abbinarle, perché nessuno lo vede, non è che dobbiamo fare una scelta che sia unica per tutte, nel senso che in una situazione di questo genere io posso adottare entrambe queste regolazioni, quella della variazione del G, per esempio se mi serve una portata inferiore a Q con 1, per esempio una portata Q con 4, okay, io posso sia ridurre la velocità di rotazione da n con 3 ad n con 1 e poi e poi appunto strozzare un po' la mandata intervenendo con la valvola di cui abbiamo parlato prima e per ottenere la desiderata portata. È chiaro che rispetto ad adoperare soltanto lo strozzamento, è chiaro che, e quindi lasciando inalterata la velocità al valore n3, è chiaro che comunque in questo modo riduco questa dissipazione, perché nel passaggio da n3 ad n1 vedete, ho ridotto sensibilmente la prevalenza totale da dover erogare e quindi diciamo l'incremento di perdita è contenuto. Se io avessi voluto realizzare la portata Q con 4 soltanto intervenendo sulla valvola, avrei dovuto introdurre perdite molto molto più grandi, come potete facilmente vedere, e quindi diciamo è abbastanza diffuso la tecnica di abbinare i due sistemi, insomma, se per esempio, come spesso accade, il motore che aziona questa pompa è un motore elettrico abbastanza semplice, ha due coppie di poli praticamente, per cui ho la velocità più elevata quando seleziono la modalità di funzionamento in cui aziono il motore elettrico, mette in funzione solo una coppia di poli, e quindi a questa abbiamo visto corrisponde una velocità di un motore elettrico asincrono, che sono quelli fra i più diffusi, è una velocità di 2900 giri al minuto, oppure la metà, per esempio qui 1450 giri al minuto. Ok, questa potrebbe essere, per esempio, ci sono dei casi, delle applicazioni. È chiaro che noi adesso è difficile, riusciamo a generalizzare, è compito del bravo ingegnere trovare questo è il messaggio che cerco di mandarvi forse dalle prime lezioni, cioè caso per caso il bravo ingegnere deve trovare fra in uno scenario dove penso che ormai vi sia chiaro, a partire dalle turbine a gas che abbiamo studiato a suo tempo, è chiaro che non è che esiste un solo tipo, un solo modo di realizzare un certo obiettivo, ne esistono tantissimi. Se ne esistono tanti, vuol dire che ognuno avrà la sua ragion d'essere. Nel nostro settore, in questo campo, di queste cose di cui ci occupiamo, se esiste una macchina fatta in un certo modo, che magari ha anche delle prestazioni non brillantissime, se però qualcuno la produce e quindi la vende, ci sarà un motivo, altrimenti quel tipo di macchina non sarebbe più in produzione, nessuno lo venderebbe, lo costruirebbe, nessuno lo venderebbe più. Quindi dicevo, evidentemente ci saranno dei casi dove anche quella macchina che apparentemente ha delle prestazioni non particolarmente brillanti potrebbe, considerando il rapporto costo-beneficio, diciamo, potrebbe in alcune circostanze essere una scelta valida, vincente. E il bravo ingegnere è proprio quello che appunto riesce a trovare questo tipo di soluzione, e chiaramente le possibilità di interventi sono tante, che noi non le possiamo contemplare tutte nelle nostre ore di lezione. Una cosa appunto anche abbastanza tipica, ma dipende chiaramente dal tipo di applicazione di questa macchina, ci sono delle applicazioni dove in realtà succede proprio una cosa che vi stavo descrivendo adesso, dove l'utilizzatore, magari un processo industriale più che di tipo civile,
a seconda di come funziona questo processo, in cui ha bisogno di un liquido con una certa portata e una certa prevalenza, potrebbe, appunto, ci sono diversi casi in cui il sistema, l'utilizzatore, richiede alternativamente il funzionamento con una portata o con un'altra. E allora questo è ideale, questo tipo di regolazione, perché appunto basta, nel senso che se richiede sempre o la portata Q con 1 o la portata Q con 3, con questo semplice sistema di regolazione si riesce a rispondere a questo tipo di esigenza senza complicare troppo la realizzazione dell'impianto, senza gravare, far crescere troppo i costi dell'impianto stesso, appunto facendo un semplice switch fra la velocità più bassa e la velocità più elevata del nostro motore che aziona. Altrimenti, insomma, quello che dicevamo, se io volessi ricorrere esclusivamente a questo tipo di regolazione negli impianti più grandi, più importanti, come accennavamo anche ieri, dove queste pompe sono chiamate ad elaborare portate di milioni di litri al minuto, centinaia di migliaia di litri al minuto, le potenze assorbite vengono diventano dell'ordine di grandezza del centinaia di kilowatt, in qualche caso migliaia, e quindi parliamo addirittura di megawatt di potenze assorbite. Per quel tipo di cose molto spesso ricorre a motori primi proprio del tipo di quelli che abbiamo studiato noi, cioè delle turbine a gas o a vapore o dei motori a combustione interna, e in particolare per questi ultimi, come sapete, non ci sono problemi nella regolazione della velocità. Per fasce di potenze più basse, e per evidenti ragioni di praticità, come potete facilmente immaginare, diciamo, molto molto più diffusi sono i motori elettrici per azionare queste macchine. Come dicevamo, i motori elettrici oggi non è un problema avere motori elettrici con una velocità variabile a piacere, okay? Ci sono quelli che variano la frequenza di rete, appunto, come spesso si dice, ma questo, abbiamo detto che questo numero deriva dal fatto che dipende dalla frequenza della rete per 60 diviso il numero di coppie di poli meno lo scostamento. Quindi la frequenza di rete in Europa è 50, quindi con una coppia di poli viene una velocità 3000 meno lo scostamento pari a 100, ecco da dove viene fuori 2009. Con due coppie di poli evidentemente abbiamo la metà, e quindi arriviamo a 1450, ecco quello. Però esistono, perché appunto, diciamo, nel motore asincrono si sfrutta la frequenza con dei cicli e della corrente alternata. Esistono poi i motori a corrente continua, che hanno bisogno però di un trasformatore, perché in realtà si chiama raddrizzatore, quello che trasforma l'alternata in continua, e quindi, diciamo, la cosa un po' si complica, e complicare è sinonimo di aumento dei costi. Oppure, sempre in alternata, oggi si stanno diffondendo, e quindi i costi stanno diventando accettabili, dei motori che sono in grado di modulare la frequenza della rete, quindi non lavorare esclusivamente a questa frequenza. Credo che ce ne abbiamo anche, Gianni, se non sbaglio, ce ne abbiamo anche noi uno piccolino in laboratorio che comanda la nostra pompetta, che lavora proprio così, modula la frequenza della rete e riesce quindi a variare la velocità di rotazione più o meno a piacere, insomma, cioè non è che ci sono dei valori fissi, così come capita con i motori
asincroni, e quindi questo significa poter fare una regolazione fine, ok? Significa che posso avere tante curve di questo genere e quindi adattare, aggiustare i valori della velocità fino ad ottenere la desiderata portata. Ok, questo è il momento di accendere questo aggeggio. Tutto ok, tutto bene? Eravate liberi perché appunto è finito quel corso là, invece è un altro momento. Allora, molto semplicemente, rapidamente, insomma un po' più intuito quello che abbiamo detto finora, quindi qui troviamo una rappresentazione di questo del primo sistema, quello che mi fa variare la caratteristica esterna grazie alla valvola di strozzamento. La valvola di strozzamento che vedete è rappresentata graficamente da questo simbolo qua, e questo, diciamo, la cosa per cui vi raccomando massima attenzione, quindi come potete vedere anche dalla figura, assolutamente l'aspirazione deve essere libera, senza, anzi, in base a tutto quello che abbiamo detto i giorni scorsi su come fare per cercare di verificare che di far capitare che l'NPSH A superi l'NPSH R, avevamo detto questo condotto di farlo il più corto, il più lineare, con meno deviazioni, e quindi altrettanto, forse non l'ho mai detta questa parola, però è chiaro che non ci devo mettere ostruzioni, se possibile, a meno che non lo richieda strettamente il tipo, la qualità del fluido che adoperiamo. Evitare per esempio anche un filtro, se ci mettessi un filtro indurrei ulteriori perdite, quindi vado a ridurre il patrimonio energetico del fluido quando si presenta in questa sezione A, e quindi quello che abbiamo chiamato NPSH A nel fluido. Una valvola del genere lo abbatterebbe, insomma, tra me sarebbe proprio un errore clamoroso per un ingegnere che installa una cosa di questo genere e suggerisce di piazzare la valvola di strozzamento in questa, sull'aspirazione. Ok, quindi questa è la raccomandazione principale. Poi tutti i discorsi, insomma, di tipo dissipazione, vedete come le perdite vanno aumentando mano a mano che si riduce la portata, e ora che questo ne abbiamo discusso. E ok, abbiamo capito insomma qual è il problema legato a questo tipo di regolazione. Ok.
Ok, e qui niente, molto semplicemente troviamo il secondo modo, cioè quello di lasciare invariata la caratteristica esterna e ottenere tanti punti di funzionamento differenti al variare della caratteristica interna. Come si fa a ottenere dalla stessa pompa tante curve caratteristiche diverse? Molto semplicemente variandone la velocità di rotazione, nel senso che passando da N4 a N3, N2, N1 le velocità decrescono. Questo è il modo, insomma, con cui variano le prestazioni della macchina al variare della velocità di rotazione, e quindi, come potete vedere, è possibile passare, almeno teoricamente, fatti salvi i limiti appunto di cui parlavamo prima, però teoricamente è possibile passare dalla portata Q4 alla portata Q1 in maniera molto energeticamente valida, cioè in maniera efficiente, perché vedete come mano a mano che si riduce la portata vanno a ridursi le perdite nel circuito, e quindi, diciamo, il valore di prevalenza che la pompa è chiamata ad erogare si abbassa, e quindi diminuiscono entrambi i fattori che si trovano al numeratore dell'espressione della potenza assorbita. Ok, e questi sono i due metodi, due dei tre di cui abbiamo parlato. Adesso qualche minuto, un po' di attenzione merita un terzo sistema, pure abbastanza diffuso, soprattutto per una certa categoria, un certo tipo di pompa. Il sistema, diciamo, qualcosa avevamo già detto a proposito dei compressori, ovvero quello di non andare a intervenire sul funzionamento della pompa, come in questo caso, oppure sul circuito tramite quella valvola di strozzamento per aumentare le perdite. Ma diciamo, la logica è diversa, cioè quella di mandare all'utilizzatore la portata che gli serve, e quella, diciamo, nel momento in cui, il principio è sempre lo stesso, nel momento in cui rispetto alla portata nominale, quella di progetto, l'utilizzatore chiede una portata più bassa, l'idea è quella non preoccuparsi troppo di quello che fa la pompa, ma semplicemente di inviare all'utilizzatore questa portata più bassa, così come la richiede, e quella in più che fine fa? Niente, la si ricicla, insomma, la si rimanda indietro, come idea. Questo lo vediamo con calma, chiaramente, però ne avevamo già parlato a proposito dei compressori. Cioè, l'idea è quella di intervenire sulla portata che effettivamente inviamo all'utilizzatore, a prescindere da quello che fa la pompa. Quindi il tutto significa quindi costruire intorno alla pompa un circuito di bypass, diciamo così, o di ricircolo della portata, in modo tale che nel momento in cui l'utilizzatore chiede una portata più bassa, noi rimandiamo indietro quell'eccesso di portata e all'utilizzatore facciamo arrivare quella che effettivamente lui sta richiedendo. Questa come idea, chiaramente lo vediamo con tutta calma secondo questo schema. Guardiamo, prima di guardare il diagramma HQ a cui siamo abituati, dove troviamo una qualche novità rispetto agli schemi che abbiamo guardato fino ad ora, e lo vedremo fra un secondo, appunto qui vediamo la cosa importante, la costruzione di questo schemino. Come vi dicevo, in pratica si tratta di realizzare intorno alla pompa, quindi questo è il circuito di aspirazione, questo è il circuito di mandata. Nel momento in cui io voglio effettuare questo tipo di regolazione, devo materialmente
costruire intorno alla pompa questo circuito che si chiama di bypass o di ricircolo della portata. Appunto, come vi dicevo, poi lo vedremo con i numeri sul diagramma, ma diciamo l'idea è quella che nel momento in cui qua insomma l'utilizzatore mi richiede una portata diversa da quella nominale, da quella dell'esercizio, io rimando indietro alla pompa la portata eccedente, di modo tale che quello che effettivamente serve all'utilizzatore passa, va alla manata nel circuito principale. Questa è l'idea. Quindi un circuito del genere chiaramente il tutto è regolato dalla presenza di questa valvola, che non è una valvola di strozzamento, tutt'altro, è una valvola che nel funzionamento nominale, quindi quando la pompa deve dare tutta la portata che è prevista, quindi il classico punto di intersezione qui è il punto 1, ok? Quindi la portata Q con 1, quindi tipicamente la pompa ha la sua caratteristica interna I, la caratteristica del circuito, caratteristica esterna è questa curva E con la E minuscola, ok? E quindi tipicamente il punto, quello che tante volte abbiamo chiamato punto nominale di funzionamento, è l'intersezione della caratteristica esterna del circuito, che è questa, quindi questa è la prevalenza utile, e questa sono le perdite che aggiungiamo alla prevalenza utile, che ci danno quella che chiamiamo caratteristica esterna del circuito, così come siamo abituati a fare. Quindi intersechiamo con la caratteristica interna della pompa il punto nominale di funzionamento, non c'è dubbio, è il punto 1, okay? E quindi nel funzionamento nominale la pompa lavora fornendo all'utilizzatore la portata Q con 1 e con la prevalenza H con 1, ok? H con 1 perché H con 1 sono è l'utile, e poi quel circuito è caratterizzato da delle perdite che sono appunto praticamente la differenza tra H totale e l'H utile, così come siamo abituati a vedere. E quindi questo circuitino di bypass non viene utilizzato. Quindi che cosa significa? Che questa valvola è chiusa, cioè di qua non fa passare niente, perché tutta la portata deve andare all'utilizzatore. Questo significa funzionamento nominale. Il circuito di bypass non entra proprio in funzione, è come se non ci fosse. Quindi valvola chiusa significa che è come se quel circuito io non l'avessi mai realizzato. È la stessa cosa, o c'è o non c'è. Se questa valvola è chiusa, il risultato è lo stesso, e quindi quello caratterizza il funzionamento nominale. Il funzionamento nominale è caratterizzato da questa valvola chiusa, e quindi per questo circuito di bypass non ci passa nulla in queste condizioni. Nel momento in cui l'utilizzatore chiede una portata minore, si incomincia ad aprire per esempio un po' questa valvola di bypass, come si chiama. E che cosa succede? Succede che evidentemente arrivati in questa sezione, in questo innesto, le portate si separano. Una parte andrà all'utilizzatore, ma una parte, trovando la porta aperta da questa parte, evidentemente torna indietro, viene riconvogliata alla aspirazione della pompa. Questo è il concetto di bypass. Adesso chiaramente dobbiamo un attimo quantificare questa cosa. Io ho detto volutamente, mi sono mantenuto sul generale, ho detto una parte segue una strada, un'altra parte, quindi genericamente, torna indietro. Il concetto è questo, chiaramente. Dobbiamo approfondire un attimo, appunto, in maniera quantitativa. Se come faccio a fare arrivare all'utilizzatore effettivamente la portata che richiede,
cosa succede alla pompa quando io apro quella valvola e faccio tornare indietro una parte della portata elaborata. Allora, per rispondere a queste domande, la prima cosa che dobbiamo fare è tenere presente che a questo punto il nostro circuito si è un attimo complicato rispetto a quello che abbiamo visto fino a un attimo prima, cioè quando non c'era questo circuito di bypass, nel senso che abbiamo appunto introdotto, rispetto classicamente ad aspirazione e mandata, abbiamo introdotto questo ulteriore pezzo di circuito che appunto abbiamo chiamato circuito di bypass. Piccola parentesi, anche questo disegnino tende a sottolineare come questo circuito di bypass non è un caso, ma volutamente si fa il più corto possibile intorno alla pompa. Non avrebbe senso fare un circuito come funzionamento, io potrei pure farlo lungo, tortuoso, eccetera, insomma la logica resterebbe sempre la stessa, cioè quella di far ritornare all'aspirazione un'aliquota della portata elaborata dalla pompa. Però sarebbe energeticamente appunto estremamente sconveniente, perché questo circuito non è che deve servire a qualche cosa, il suo scopo preciso è soltanto ricircolare una parte della portata. Quindi più lo faccio lungo e tortuoso, non faccio altro che ad andare ad aggiungere perdite ulteriori, aggiuntive, dissipative al mio circuito. Quindi il suo ruolo di far ricircolare una parte della portata lo svolge tranquillamente, anche se appunto questo circuito lo faccio come lunghezza la più contenuta possibile, perché contenere la lunghezza significa ridurre le perdite di carico distribuite, ricordate? Ok? E meno tortuoso possibile, cioè semplicemente un gomito, una curva e chiaramente la valvola, significa ridurre al minimo le perdite di carico concentrate. Okay? Quindi per questo motivo, sempre seguendo il manuale della buona progettazione, non della pompa chiaramente, ma dell'impianto, che è quello di cui stiamo parlando, il suggerimento appunto evidenziato anche da questo disegnino è quello di fare il circuito quanto più corto possibile, quindi valle monte della pompa immediatamente, insomma compatibilmente con gli spazi a disposizione e con il minor numero di deviazioni imposte al fluido possibile. Comunque, in ogni caso, questo circuito è un circuito che funziona in parallelo con il circuito principale, e chiaramente quando questa valvola è completamente chiusa è come se non ci fosse questo circuito, e quindi quel funzionamento che vi ho descritto prima, insomma il punto di funzionamento, è quello che siamo abituati, no, a individuare. Questa è la caratteristica esterna del circuito principale, che quando questa valvola è chiusa è l'unica caratteristica esterna che devo prendere in considerazione, perché quando la valvola è chiusa, come ho detto prima, è come se questo circuito di bypass non ci fosse proprio, ok? E quindi questa è la caratteristica esterna del circuito, del bypass non mi importa niente, e questa è la caratteristica interna della macchina. Il punto di funzionamento era senza alcun dubbio il punto 1, la portata Q1, la prevalenza H1. Nel momento in cui apriamo un pochino, per esempio di un quarto, facciamo finta insomma di una certa percentuale, incominciamo ad aprire questa valvola, quindi lasciamo una sezione di un quarto, per dire che questa valvola, mano a mano che la apro, praticamente mette a disposizione del fluido, rispetto alla sezione di questo tubo, ne mette a disposizione una certa percentuale. Facciamo finta che ad una prima apertura corrisponda una sezione di attraversamento pari a un quarto della sezione totale
giusto per dire un numero, non ho detto un quarto, ma potevo dire un quinto, un sesto, un ottavo, quello. Insomma, apro un pochino questa valvola e è chiaro che, cominciando a dire, se la apro di poco e quindi lascio aperta una piccola sezione, come dicevo prima, un quarto oppure meno di un quarto, un quinto, un sesto, un ottavo, quanto più è piccola la sezione che lascio libero, maggiori sono le perdite concentrate in quella valvola. Se io voglio andare a rappresentare, come al solito, su un diagramma portate prevalenze, la caratteristica di questo circuito di bypass, appunto mi troverò una curva tipo questa curva E', dove andiamo a leggere sulle ordinate, ci sono valori di prevalenza che sono valori delle perdite che occorre superare all'interno di quel circuito. Quindi, come al solito, una curva parabolica in funzione della portata, la cui pendenza dipende proprio dal grado di apertura della valvola, nel senso che se appunto apro di poco quella valvola, per esempio ho una curva tipo questa E'. Se la apro un po' di più, per ogni portata io avrò delle minori perdite concentrate e quindi, anziché avere questa caratteristica E', ne avrei una un po' meno ripida, per esempio così, come, vabbè, con l'andamento parabolico, come sto cercando di indicarvi con la mia bacchetta. Ok, mano a mano che la apro, diciamo, avrò sempre una caratteristica del circuito di bypass, ma la pendenza diminuisce mano a mano che apro la valvola, e mentre invece aumenta mano a mano che stringo, che chiudo quella valvola, perché appunto lasciando appena appena aperta questa sezione significa che io sto in questo circuito, non nel circuito principale, perciò che lo stiamo disegnando a parte, che in questo circuito di bypass faccio passare un pochino di portata con perdite molto elevate. Questo è il significato della variazione di pendenza della caratteristica del circuito di bypass. Ok, chiaro ragazzi questo primo passo? Allora, facciamo finta che abbiamo aperto di una certa frazione, non diciamo il numero, prima avevo detto un quarto, diciamo in generale ho aperto per una certa frazione, compreso fra tutto aperto e tutto chiuso, ok? Quindi ho liberato una certa percentuale della sezione di attraversamento di questo circuito, grazie appunto ad una certa apertura di questa valvola di bypass. In corrispondenza di questa posizione della valvola, di questa apertura, la caratteristica, quella che caratterizza questo circuitino, questo piccolo circuito di bypass, è la curva E' che troviamo riportata qua sotto. Chiaramente è una curva che riporta solo perdite, non c'è nessun utile, perché questo circuito di bypass non produce nessun effetto utile, non so se rendo l'idea, fa solo camminare il fluido all'interno di questo circuito, quindi non contribuisce all'effetto utile del mio impianto, mi trovate? E quindi la sua caratteristica esterna parte dall'origine degli assi, non la vado a sovrapporre ad un valore di prevalenza utile, perché qualunque sia la portata che io faccio ricircolare qua dentro, questa non contribuisce all'effetto utile, non so se rendo l'idea, è un circuito che semplicemente gira intorno alla pompa, riporta valle monte il fluido elaborato dalla pompa stessa. Nel momento, ripeto, in cui, quindi questa è la sua caratteristica, questa è una caratteristica di sola
prevalenza dovuta alle sole, scusate, dinamica si chiama, cioè dovuta alle sole perdite. Però, come dicevamo, facciamo finta finalmente che a un certo punto ho aperto un po' questa valvola, quindi ho messo in funzione il circuito di bypass. Come si comporta l'intero impianto, l'intero circuito? Questa volta, se questa strada, se questa porta non è chiusa, è parzialmente aperta, come abbiamo detto, un'aliquota della portata passerà di qua e un'altra andrà di qua. Quindi ci sarà, in questo momento, ci saranno due circuiti che funzionano in parallelo. Ok? Vi trovate? Che prendono l'acqua, il liquido dalla stessa mandata della pompa e poi lo distribuiscono in parallelo. Come si accoppiano? Non ne abbiamo parlato in precedenza, perché mi sembrava una complicazione, lo facciamo subito adesso. Come si accoppiano due circuiti in parallelo? Molto semplicemente, se questa è la caratteristica di un circuito e questa è la caratteristica del secondo circuito, E ed E', la caratteristica risultante si ottiene facilmente sommando per ogni punto di funzionamento, a parità di ordinata, cioè a parità di prevalenza, quindi a parità di ordinata, faccio la somma delle portate che leggo in corrispondenza di quella ordinata. Quindi qui, diciamo, non ho nulla da sommare. Quindi da questo punto in poi, ok, questa curva E maiuscolo, che è quella appunto risultante, la caratteristica di tutto il circuito funzionante con questi due rami in parallelo, ciascun punto di questa curva, per esempio questo punto qua che vi indico adesso, è ottenuto facendo la somma della portata che leggo sulla caratteristica E e della portata che a parità di, quindi mi muovo in orizzontale e leggo i valori della portata sulla caratteristica E. Poi lo vado a leggere sulla caratteristica E', faccio la somma algebrica, ok? E questa portata qui è la somma delle due portate. Chiaro? Se non è chiaro, lo ripeto. Due circuiti in parallelo lavorano così. A parità di prevalenza, la portata risultante è la somma algebrica delle portate circolanti nei due pezzi. Quindi questa curva E maiuscola è ottenuta punto per punto andando a fare questa operazione. Per esempio in questo punto qua è il valore della portata che io leggo qua sulle ascisse, è stato ottenuto facendo la somma algebrica di questa portata qua che leggo qui, ok, e di questa portata qui che leggerei qui. Faccio la somma algebrica, tot metri cubi, litri al minuto, quelli che siano qua, tot litri qua, li sommo e ottengo questo punto qua. Ok? Chiaro? Così costruisco la caratteristica esterna risultante dei due circuiti in parallelo. Alla fine a me quello che mi interessa è andare a vedere dove, chiaramente per avere poi un nuovo punto di funzionamento, io che me ne faccio di questa caratteristica risultante? Il nuovo punto di funzionamento lo troverò sempre intersecando questa caratteristica E maiuscola che sto costruendo per punti, come abbiamo appena detto, sempre la devo intersecare con la caratteristica interna della pompa, perché il punto di funzionamento dovrà essere sempre l'intersezione fra quello che la fisicamente, no, il concetto che abbiamo espresso tanto tempo fa, non ce lo dimentichiamo. Perché facciamo l'intersezione? Non per fare un giochino geometrico sulla lavagna, ma perché l'intersezione fisicamente significa che
e quel punto rappresenta quello che il circuito richiede per ottenere quell'effetto utile con quelle perdite eccetera, con quello che la pompa può dare, ok? Quindi è chiaro che il punto effettivo di funzionamento dipende dalla si trova come intersezione semplicemente perché l'intersezione rappresenta l'equilibrio fra quello che quella pompa inserita in quel circuito può offrire e con quello che richiede quel circuito, ok? Questa era, forse è passato un po' di tempo, c'era un po' sfuggito, a furia di disegnare sembrava come se fosse una costruzione solo geometrica, insomma. Vabbè, forse no, sono io che mi preoccupo eccessivamente che qualcosa possa essere distrutto, però insomma ribadiamo questo, quindi che il punto dove andrà a funzionare la pompa, che è rimasta la stessa, inserita in questo circuito che è cambiato nel momento in cui io apro un po' la valvola, è come se cambiassi circuito. Però il punto di funzionamento sempre dipenderà dall'intersezione della caratteristica interna della pompa con quella del circuito. La caratteristica interna della pompa chiaramente non è cambiata, perché la pompa non è cambiata, n, la velocità di rotazione, non l'abbiamo toccata, quindi la caratteristica interna della pompa è rimasta la n. La caratteristica esterna del circuito cambia nel momento in cui noi incominciamo ad aprire quella valvola. Quando la valvola era tutta chiusa, il circuito di bypass, come abbiamo detto prima, è come se non ci fosse proprio, ok? E quindi la caratteristica esterna del circuito era quella classica E minuscola. Nel momento in cui noi di una frazione qualunque incominciamo ad aprire la valvola di bypass, facciamo cambiare, mettiamo in parallelo i due circuiti e il risultato è che cambia la caratteristica risultante del circuito, che diventa la E maiuscola, ottenuta con quella tecnica che abbiamo descritto un attimo fa. Possiamo pure ripetere come mai, ma per il momento facciamo questo passo avanti. Quindi, chiarito che la nuova caratteristica esterna del circuito è diventata la E maiuscola, è chiaro a questo punto che il nuovo punto di funzionamento non può che essere l'intersezione della caratteristica interna I, che non è mutata, con questa nuova caratteristica esterna, e quindi sarà il punto D, ok? Il nuovo punto di funzionamento della pompa, quando abbiamo aperto di una certa percentuale la valvola di bypass, la pompa si mette a funzionare con nel punto D rappresentato qui sul nostro diagramma. La portata quindi che elabora la pompa, come vedete, è cresciuta, è passata da Q con 1 a Q con D. Però, come vedete, nel punto in questa maggiore portata non è che dice ma io la devo ridurre la portata, sto facendo tutto questo perché l'utilizzatore per me è questo serbatoio che sta qua sopra, l'utilizzatore mi sta chiedendo una portata in meno. In effetti quello che succede è che la pompa elabora una portata maggiore, Q con D è maggiore di Q con 1, ok? Però, come potete vedere, questa portata Q con D non potrà mai raggiungere il serbatoio, perché ce lo dice la caratteristica del circuito principale. Per raggiungere quel serbatoio, la portata Q con D dovrebbe avere, dalla pompa, dovrebbe ricevere la prevalenza H con F. Invece la pompa vi dà la prevalenza H con D, il che significa che appunto soltanto una frazione di questa portata potrà arrivare al serbatoio. Quale? Vado in orizzontale a intersecare la caratteristica esterna del circuito principale e vedete che cosa mi dice? Mi dice che al serbatoio io manderò la portata Q con C, perché con questo valore di prevalenza nel circuito principale può passare solo la portata Q con C, e la differenza QD meno QC dove può passare? Può passare nel circuito di bypass. Non a caso questo segmento CD è pari al segmento AB,
per costruzione, perché la curva E, come vi ho detto prima, è stata ottenuta sommando le portate che passano nel circuito principale e nel circuito di bypass a parità di prevalenza. Quindi quando se ci mettiamo a parità di prevalenza, quindi su questa orizzontale qua, questa curva E è stata proprio ottenuta andando a sommare la portata che passa nel circuito di bypass, questa AB, alla portata che passa nel circuito principale, cioè tutta la portata Q con C. Facendo la somma si ottiene la portata Q con D. Quindi il segmento CD è uguale per costruzione al segmento AB. Okay? Fisicamente, lasciamo perdere la costruzione geometrica, che cosa significa? Significa che la pompa elabora una portata un po' più grande. Perché? Perché nel circuito principale le perdite, siccome io non ci mando più la portata Q con 1, ma ce ne mando una più piccola, le perdite nel circuito principale sono diminuite, e quindi al diminuire delle perdite evidentemente mi aumenta la portata elaborata dalla pompa, che appunto diventa la portata Q con D. Però questa portata Q con D si divide in due parti. La portata Q con C va all'utilizzatore, la portata Q con D meno Q con C passa nel circuito di bypass e torna all'aspirazione della bomba. No, ci fermiamo un attimo così.